La pausa forzata a causa Covid e il ritorno in campo posticipato a sabato 22 non è comunque riuscita ancora a far decollare il mercato di Pescara e Teramo, ancora alle prese con le riflessioni su quali e quanti obiettivi mettere nel mirino per rinforzare gli organici a disposizione di Auteri e Guidi. Il Delfino ha messo a segno il colpo d'Erisio per il centrocampo, il fedelissimo di Auteri si allena da qualche ora con la truppa biancazzurra in un reparto, quello mediano che subirà una profonda trasformazione rispetto a quella della prima parte di campionato. Interesse per il giovane Emmanuel Giabuà del Perugia, poco utilizzato finora, soltanto 6 le presenze con il Grifo. Il calciatore e l'Atalanta, proprietario del cartellino, valuteranno le proposte che giungeranno sul tavolo. Non solo il Foggia, tra le interessate alla classe 2001 ecco anche il Pescara, che potrebbe riportare Kabashi in riva all'Adriatico dopo tanti anni. Oggi a Como e ha vestito la maglia del Delfino fino alla stagione 2013-2014. Nella lista dei partenti ci sono sempre Valdifiori e Rizzo, che hanno avuto apprezzamenti finora, ma non si è ancora arrivati alla fase cruciale delle trattative, così come davanti per Galano e Bocic. Sull'esterno pugliese tante voci, ma ancora nulla di fatto. Offerto al Benevento che cercava Roberto Insigne, la Strega ha risposto no grazie. Su Valdifiori c'è l'interesse forte del Siena, soprattutto se i bianconeri dovessero veder partire Pezzella, che piace in via alla Regina, considerando anche che il reparto è molto affollato, per poter dar l'assalto vero a Valdifiori è ipotizzabile che il Siena provi a fare qualche uscita. Cadetteria nella quale Speranzita, che parole di Sebastiani al portale rosanero I Love Palermo, non cambierà per un'altra squadra di C. Se non sarà Serie B, l'esterno mancino potrebbe trovare collocazione all'estero. Altro giocatore in uscita è Frascatore, che dopo l'interessamento proprio del Teramo sembra essere entrato nel mirino del Monopoli, vice capolista del Girone C di Lega Pro. A proposito di Teramo, ufficiale lo scambio De Grazia Rillo con il Piacenza, l'esterno mancino ha firmato con gli emiliani e il centrocampista fa il percorso opposto, tornando in Abruzzo dopo 2 stagioni e mezza. Altro scambio, quello tra Chiere Mateng, che va alla Fermana, e Mordini, che arriva in biancorosso, sempre con la formula del prestito, andando a colmare proprio la partenza di Rillo per dare più sostanza ad una corsia che in questo momento vede arruolabile il solo Ondreka. Davanti c'è un solo e unico obiettivo che si avvicina a rapidi passi ed è Filippo D'Andrea, che via Salernitana tornerà da Seregno in Campania prima di essere girato al diavolo. I giorni di stop daranno più tempo per riflettere su quello che manca e soprattutto per valutare come arrivare agli obiettivi. Il Pescara, così come il Teramo, oggi torna al lavoro. Biancazzurri, che sabato hanno messo minuti nelle gambe e alleggerito il carico di lavoro di questi giorni in attesa della ripresa di campionato con l'allenamento congiunto di sabato col Pineto. Per il Teramo, seduta nuovamente anticipata da un'ulteriore serie di tamponi per verificare lo stato di salute del gruppo squadra, che presenta al momento 7 componenti positivi oltre ai 3 elementi che hanno avuto contatti stretti.